Buonasera studentesse e studenti, in questa video lezione correggeremo l'esercizio 24 a pagina 90. Caesar, omni exercitu ad utramque partem munitionum disposito, ut si usus veniat sum quisque locum teneat et noverit, equitatum ex castris educi et prelium committi iubet. La costruzione di questo periodo è piuttosto complessa. La principale è Caesar, iubet. Caesar iubet, per cui la principale diciamo, circonda tutto il periodo. Caesar iubet. Dunque, il soggetto naturalmente Caesar, iubet è il predicato, che è attivo, iubeo, ordinare e transitivo. Il complemento oggetto di questo verbo transitivo è costituito dalle due oggettive costruite con l'accusativo più infinito, equitatum ex castris educi et prelium committi. Benissimo, per cui Cesare ordina, prima infinitiva, infinito, passivo, accusativo che funge da soggetto, complemento di moto dal luogo, ordina, che la cavalleria venga fatta uscire dall'accampamento. Coordinata oggettiva et prelium committi, infinito passivo, soggetto all'accusativo, e che venga attaccata a battaglia. Dunque Cesare ordina che la cavalleria venga fatta uscire dall'accampamento e che venga attaccata a battaglia. Poi abbiamo un ablativo assoluto. Omni exercitu ad utramque partem munitionum disposito. È un ablativo assoluto, ho un participio all'ablativo, il soggetto di questo ablativo assoluto è omni exercitu. Ad utramque partem, complemento di moto al luogo, munizionum genitivo. Dopo che l'esercito, dopo che tutto l'esercito fu disposto su entrambe le parti delle difese, delle fortificazioni. Poi abbiamo una finale, ut, sum quisque locum teneat et noverit. In realtà sono due finali perché c'è et, sarebbe una finale e una coordinata alla finale, affinché ciascuno tenga e conosca la propria posizione e una protasi, si usus veniat. Usus è il soggetto, veniat è il predicato, nel caso venga la necessità, nel caso ci sia una necessità. Dunque la traduzione complessiva è: Cesare, dopo aver disposto tutto l'esercito su entrambe le parti delle fortificazioni, affinché nel caso venisse l'esigenza ciascuno conoscesse e mantenesse la propria posizione, ordina che la cavalleria venga fatta uscire dall'accampamento e che fosse attaccata a battaglia. Procediamo. Erat ex omnibus castris, quae sumum undique iugum tenebant, despectus atque omnes milites intentis animis proventum pugne expectabant. Dunque, la principale è erat ex omnibus castris despectus. Predicato, terza persona singolare, soggetto nominativo. Verbo essere in questo caso è predicato verbale. Ex omnibus castris, complemento di moto dal luogo. Da tutto l'accampamento sarebbe c'era la vista, dunque era possibile vedere. Abbiamo poi una relativa, quae sumum undique iugum tenebant. Tenebant, terza persona plurale, soggetto è quae, nominativo plurale. Tenebant è attivo e transitivo, complemento oggetto sumum iugum. Quae, neutro o femminile plurale, dunque ho bisogno di un elemento plurale come antecedente e ho castris. Allora c'era da tutto l'accampamento che occupava la sommità del promontorio da tutte le parti la possibilità di vedere. E dopo abbiamo una coordinata, la principale, atque expectabant, terza persona plurale, soggetto omnes milites, nominativo plurale. Expectabant, attivo transitivo, che cosa? Proventum. Intentis animis è naturalmente ablativo, pugne è un genitivo.
Dunque, da tutto l'accampamento che occupava la sommità del promontorio era possibile vedere Atque e tutti i soldati aspettavano l'esito, lo sviluppo meglio della battaglia, intentis animis, con l'animo concentrato. Galli, inter equites rarus sagittarius expeditosque levis armature interiecerant. Qui, suis cedentibus, auxilius succurrerent, et nostrorum equitum impetum sustinerent. La principale è da Galli a interiecerant. Interiecerant, terza persona plurale, soggetto nominativo plurale Galli. Interiecerant, disporre fra, transitivo, complemento oggetto, rarus sagittarius, expeditosque. Bene. Inter equites, complemento di luogo, levis armature, genitivo di qualità. I Galli avevano disposto, Galli interiecerant fra i cavalieri, degli arcieri e dei soldati armati alla leggera dall'armatura, sarebbe dall'armatura leggera, raros, cioè li avevano disposti isolati. Qui succurrerent, per cui questa è una relativa. Cosiddetta relativa impropria perché ha il verbo al congiuntivo, dunque avrà valore finale. Qui succurrerent, succurrerent terza persona plurale, nominativo plurale qui, bene. Succurro è in questo caso ha come caso da reggere suis cedentibus. Antecedente di qui è naturalmente nominativo plurale Galli, i quali andassero in soccorso. Suis cedentibus può essere letto sia come un dativo retto da succurrerent, sia come un ablativo assoluto. Che andassero in soccorso, cedentibus è il predicato e suis è il soggetto, nel caso i loro soldati si ritirassero. Coordinata alla relativa impropria con valore finale, sustinerent, soggetto è sempre qui, sustinerent, attivo, transitivo, complemento, oggetto, impetus, nostrorum, equitum, genitivo, e che sostenessero gli attacchi dei nostri soldati. Dunque i Galli avevano disposto fra i cavalieri, arcieri e soldati armati alla leggera, isolati, i quali, nel caso i loro si ritirassero, portassero aiuto e sostenessero gli attacchi dei nostri soldati. Ab iis complures de improviso vulnerati prelio excedebant, frase semplice. Excedebant, terza persona plurale, soggetto complures vulnerati. Ab iis complemento di moto, da gente, retto dal participio vulnerati. Dopo abbiamo de improviso complemento di modo e prelio è complemento di limitazione. Molti, per cui complures, colpiti de improviso, improvvisamente da costoro, abis, cioè gli arcieri, si ritiravano dalla battaglia, scusate, complemento di moto dal luogo. Cum Galli confiderent suos pugna superiores esse, et viderent nostos multitudine premi, ex omnibus partibus, et ii, qui munitionibus continebantur, et ii, qui ad auxilium convenerant, clamore et ululato suorum animos confirmabant. Dunque, la principale è et i clamore et ululato suorum animus confirmabant. Questa è la principale. Dunque, confirmabant a terza persona plurale, i soggetti i e i sono altrettanto plurali, nominativi plurali. Confirmabant è attivo e transitivo, complemento oggetto animos. Suorum è naturalmente genitivo, clamore et ululato è un complemento di mezzo strumento. Sia quelli e sia quelli rafforzavano gli animi dei loro soldati con rumore e grida. Ma chi sono quelli e quelli? Ce lo dicono le relative perché questi sono degli antecedenti. Qui continebantur munitionibus. Sia coloro, continebantur terza persona plurale soggetto qui, complemento da gente, sia coloro che venivano sarebbe contenuti dalle fortificazioni, cioè che erano all'interno delle fortificazioni, sia coloro, convenerant è naturalmente il verbo,
è naturalmente il verbo, dunque rosso, verbo, sia coloro, con venerat, terza persona plurale, qui, nominativo plurale, soggetto, sia coloro che si erano recati ad aiutare, per cui sia coloro, aiutavano, facevano il tifo, insomma. Cum, più congiuntivo, quando, dato che, confiderent, terza persona plurale, soggetto Galli, dato che i Galli avevano fiducia, di che cosa? Suo spugno superiore sesse, dunque oggettiva. Predicato, suos, soggetto, superiores, predicato nominale. Pugna, complemento di limitazione. Dato che i Galli avevano fiducia che i loro soldati fossero superiori nella battaglia, et viderent, coordinata alla narrativa. E dunque soggetto sempre Galli, e dato che vedevano, altra oggettiva, nostros multitudine premi. Predicato, soggetto nostros, che i nostri venivano pressati dal loro gran numero, complemento da gente. Per cui, dato che i Galli erano sicuri che i loro soldati fossero superiori in battaglia e vedevano che i nostri soldati venivano schiacciati dal gran numero, sia quelli che erano all'interno delle fortificazioni, sia quelli che erano accorsi in aiuto, sostenevano l'animo dei loro soldati con rumore e grida. Quod in conspectu omnium res gerebatur, neque poterat recte ac turpiter factum celari, utrosque et laudis cupiditas et timor ignominia ad virtutem excitabant. Dunque, la principale è utrosque et laudis cupiditas et timor ignominia ad virtutem excitabant. Benissimo, excitabant, terza persona plurale, soggetti sono cupiditas et timor. Cupiditas accompagnato da un genitivo e timor accompagnato da un altro genitivo. Excitabant è transitivo, utrosque. Dunque, la brama di lode e la paura e il timore della vergogna spronavano al valore utrosque entrambi gli eserciti. Causale: quod in conspectu omnium res gerebatur. Dunque, gerebatur terza persona plurale, nominativo singolare res, in conspectu complemento di stato in luogo figurato, omnium genitivo. Dato che la battaglia veniva condotta, sarebbe la cosa veniva condotta di fronte agli occhi, sotto la vista di tutti, neque poterat, coordinata alla causale. Poterat, naturalmente, il soggetto è questa infinitiva. Recte ac turpiter factum celare. Ne e non poteva celari. Soggetto è factum, che è un participio accusativo, per cui accusativo per infinito. Factum è poi accompagnato da questi avverbi. E ciò che veniva fatto bene, con valore o con vergogna, non poteva essere celato. Per cui, traduzione, dato che la battaglia veniva combattuta sotto la vista di tutti e non poteva venire nascosto ciò che di valoroso o vile veniva fatto, la brama di lode e il timore della vergogna spronavano entrambi gli eserciti. Continueremo in una prossima video lezione con la correzione di questa lezione.